Allora, come vi ho detto prima, Pietro appunto è un allevatore molto, molto noto e i problemi per gli allevatori sono stati tanti, dai ritardi, no? Non arrivavano quello che era stato promesso, cioè le stalle provvisorie, le stalle prefabbricate, alla neve che quest'anno è caduta come non mai in precedenza. E quindi insomma anche delle cose le abbiamo vissute insieme, siamo andati a recuperare i cavalli su Alpacino, che è un campo che sta sopra Capricchia, siamo arrivati lì, abbiamo messo non so quanto, arriviamo lì fa, era quasi l'imbrunire, del tipo 20-21 gennaio era, e fa, 22, e fa, ma a volte tutto sommato... Stanotte lo ricordo, stanotte ci possono pure rimanere, ci rivengo domani mattina, io ho detto Pietro, porta giù sti cavalli, ho fatto un mazzo per arrivare fino ai cavalli, dico poi no, portiamoli giù. E siamo arrivati giù che era buio proprio, no? Con le ciaspole perché non si poteva andare in altro modo. Insomma, i problemi sono stati tantissimi. Allora, io vorrei che Pietro ci raccontasse invece bene, perché lui conosce non solo la sua... Di realtà, ma quella di tantissimi altri allevatori che stanno lì e che non sono proprio potuti andare via. Cioè, se Virginio, per ipotesi, avrebbe potuto andare via, no? Perché lui il lavoro si era fermato, quindi poteva andare, lui ha fatto proprio una scelta, lui poteva andare o come sistemazione propria, no? Oppure lì sulla costa negli alberghi. Pietro no. Pietro aveva gli animali, quindi comunque lui non poteva andare via da quel posto. Ecco. Quindi Pietro, se ci racconti un po' quello che è successo e quello che sta succedendo adesso, insomma. Buongiorno a tutti. Niente, l'esperienza del mestiere mio in quelle zone è stata in primi giorni massacrante la storia. Perché appunto ecco, tutti quanti dicevano andiamo via, famo, vedremo. Scusate. Pensiero lì. Come faccio? 20 vacche, una 35 dei cavalli, pecore. Come faccio a abbandonare tutto? Non posso. Non si può abbandonare. Fortunatamente ecco, il paese, i paesani sono stati insomma bravi pure loro, perché subito il giorno dopo hanno cominciato a mettere quella struttura che siamo stati tutti stendendo lì e ci ha dato insomma con la neve, con il terremoto, siamo stati dentro a questa cosa di legno che veramente ci ha salvato la vita. E soprattutto sono stato fortunato con questa cosa pure con i paesani, con Virginio, e siamo pure cugini, insomma, ci siamo aiutati, perché quando hanno fatto la neve, io e lui dalla piazza del paese per raggiungere le vacche, dalla mattina alle 7, siamo arrivati alle 7 della sera su, con le palpebre. Per levare neve da solo, dopo poraccio, c'erano due cani, noi stavamo tutti d'accordo, il cane mio e il cane suo non vanno d'accordo. Insomma, vabbè, va il cane, bussa via, vattene, si sono incontrati dentro il carco a 2 metri di neve, un cunicolo di 50 centimetri, si sono messi a litigare. I nervi, la palla in testa, eppure lì cerca di ridire sul cane, anima il cane, insomma,
Seduto dopo si è ripreso, seduto per buoni 5 minuti. E poi ecco, sentivo altri allevatori che qualcuno stava peggio di me, qualcuno stava meglio, però la cosa più seria del mestiere nostro adesso sono le strade, per portare a mangiare i bestie, per l'acqua. Nuove ditte stanno, ci sono i vicini che buttano giù le case, ogni 5 secondi rompono il tubo dell'acqua. È un casino, sto subito a pensare, mo stasera speriamo che li mettano a posto. Però devo dire, forse è uno dei mestieri che rende pure più forte, penso, perché tiene la mente sempre attiva, sempre di pensare alla famiglia e di pensare a loro. Non ti puoi fermare, non dormi più, non cambia, però ce l'hanno fatta, penso che il peggio sia passato, speriamo, per me e per tutti quanti, perché no, ho cominciato a rinnare un po' in giro, a rifare qualche unghia, a rimettere a posto qualche piede ai cavalli, insomma. Sembrerebbe che con la primavera tutto comincia a venire qualche, no, a al pascolo, l'acqua se la trovano da soli, insomma, rimarrà un po' di disagio, ecco, per chi ha le bestie da latte, che li deve tenere lì, rimarrà un po'. Però speriamo che, insomma, l'importante è che li mettano a posto le strade. Le strade per il mestiere nostro è importante, sia per raccogliere il latte, sia per portare a mangiare, sia per tante cose veterinarie. Perché devi pensare, cioè, se sta male una bestia è un casino. Se sai fare qualcosa da solo è bene, perché sennò è vero. Pure per quello, guarda, i telefoni, i veterinari lì non è che stanno lì, non ci stanno più. Devono venire, che ne so, da Ascoli, da 60-50 km. Eppure quello è un casino, pure quello, non è una cosa, guarda. E allora se ti arrangi un po' solo a... Però, insomma, sono soddisfatto del... Tra tutte queste cose, l'allevamento mesi ci ha avuto qualche perdita, bestie che non hanno portato la gravidanza a termine, sia per lo stress del terremoto stesso, sia per il cambio degli orari, tante cose. Però pure qualche vacca, ecco, quando c'è stata la neve, perché lì noi siamo paesi di montagna, siamo abituati alla neve. Però quando stai senza casa ti mette paura pure un fiocco di neve. Cioè, ti dà, capito? Ti mette ansia, ti mette... Comunque, diciamo che ce l'abbiamo fatto. E poi ecco, la fortuna pure è due bambini. Vabbè, c'è Silvia che... Ma non ha tanta forza. Quindi le mie figlie, più o meno le date di mie figlie, quindi le porta in giro lei, i prati, si mette in cinghiale, la carezza quasi che si No, no, guarda. È bravissima. Piccoletta, ha 7 anni quasi, no? 7 anni, ma 27. Sì, questa è una gente tosta, eh? Gente di qualità, eh. No, è chiaro che, come dire, le testimonianze sono toccanti e si capisce tutta anche l'emozione di ripercorrere le fatiche che uno non vorrebbe mai. Comunque ecco, pure qui ero indeciso se venire o no, perché è un periodo un po' impegnativo, insomma, fare una partorina. Invece no, mi ha fatto piacere vedere gente che si diverte, gente che... al ristorante, noi abbiamo al ristorante. Siamo usciti
capito? Siamo usciti dal ristorante, c'era un gruppo di giovani che stavano. Sì, no, camminando. La cattiva di nulla faceva. Però capito? Mi sentivo, che ne so, tipo nel secondo la necessità di tornare alla normalità. No, è chiaro che non è facile né raccontare, nemmeno ripensare, perché penso, sono sicuro che lo sforzo che ti chiede per raccontare. No, ma pure a Piedì, guarda, Piedì, no, ma perché... fuori casa, no, ma finché perché... sta lì, ma Piedì... Diciamo, non solo se direi una tragedia, vedete. Se uno sì. Ci vuole ritornare a pensare a te. E calcola che un giorno e una notte ha fatto 2 metri e passa lì. E stavamo chiusi dentro sta struttura in legno che abbiamo costruito lì. E un po' comincia a sorpassare le finestre. Io la mattina non riuscivo a uscire dal contenere, c'era la porta che saliva lì fuori. All'otto, guarda, tutte le porte che cassavano. No, perché poi lo stress del cane della persona. Iniziano a piccolo. Ma proprio la fattura del cane.